Nell'intervista a Oggi, Sharon Stone torna sulla grave malattia che l'aveva colpita nel 2001. Anni fa ho avuto un'emorragia cerebrale che è stata causata da una violenza. Da allora ho scelto di rinascere, ha detto, evitando dettagli specifici ma aggiungendo: il mio cervello ha sanguinato per 9 giorni, subito dopo ho avuto un ictus. Mi davano l'1% di probabilità di sopravvivere, avevo un figlio di 1 anno e un matrimonio agli sgoccioli, con il giornalista Phil Bronstein, NDR. Sharon Stone derubata mentre era in ospedale. Sono spariti 18 milioni di dollari, ora sono senza soldi. E ancora, avevo molti strascichi, distorsioni visive, problemi a camminare, dall'orecchio sinistro non sentivo quasi più nulla, la gamba sinistra non aveva più sensibilità. Poi ho incontrato un medico che ha fatto la diagnosi giusta e mi ha disintossicata dai farmaci. È stata una grande lezione, mi ha insegnato anche a smettere di esserne manipolata. Sharon Stone, che è anche pittrice, avrà una personale all'Ara Pacis di Roma, il prossimo novembre. La mia passione per la pittura è rifiorita durante il Covid. Sono così felice per la personale in Italia che potrei piangere. Ma non ho tempo di farlo. Dipingo come una matta, per preparare la mostra.